Cosa ci faccio ancora davanti a un bunker, ragazzi? Uno di voi in uno scorso episodio mi ha detto una cosa assurda che riguarda appunto questi tipi di bunker bianchi. Saluto Giorgia, Alessandro e Daniel. Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nel mio video. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale col tastiera su qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche. E superiamo i 6.000 mi piace per un nuovo video sulla fine del mondo. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della fine del mondo. Cos'è questa cosa incredibile che riguarda appunto questi bunker bianchi? Uno di voi ha delle mod simili a queste, soprattutto quelle che riguarda questi bunker, e mi ha detto che tecnicamente dentro a questi bunker c'è una piccola probabilità che appunto possa spawnare all'interno una zona, una sezione militare che nasconde degli oggetti molto molto rari. E tecnicamente, ragazzi, vicino a casa mia, che dovrebbe essere, se non mi sbaglio, verso quella direzione, basta guardare la minimappa per vedere la zona esplorata, o è di là o è di là, se non mi sbaglio. Ora, vabbè, comunque non è questo il problema, comunque, perché l'altro giorno, ragazzi, sono andato qua sotto a vedere per curiosità e ho notato che c'era una porta blindata. Quindi ho pensato, potrebbe essere un'eccezione questa, potrebbe essere uno appunto di quei pochi bunker che spona con all'interno una sezione militare. Quindi cosa ho pensato? La voglio esplorare in video con voi, però ho detto anche, mi porto con me le cose principali che ho, quindi le 3 minigambelle che cariche, la nostra spada super mega OP, il piccone che è quasi terminato ma vi è piaciuto un sacco come scava, e ho detto, ok, allora possiamo scendere e provare magari andare all'assalto. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Magari, ragazzi, questo qui dovrebbe essere il bunker, quello degli scienziati pazzi, se non mi sbaglio, di quelli che ti puntavano e ti distruggevano. Io l'avevo già visto più o meno. Qua c'è uno scheletro. Speriamo ci sia anche del loot carino, perché non è che io voglia rubare più tanta roba, però comunque vorrei oggetti interessanti. Anche perché qua tecnicamente con le esplorazioni noi stiamo andando veramente molto a molto forti. Abbiamo esplorato tecnicamente quasi tutti quanti i bunker, ma come avete detto voi, ragazzi, sono sempre segreti dietro l'angolo. Quindi, ok, infatti qua c'è già più gente. Calma, quanto danno, ragazzi, calmiamoci un po' tutti quanti. Calma, ehi, buongiorno. Allora, lì c'è anche un signore che mi vuole rompere un po' le scatole. Io ho soltanto questo piccone qua dietro con me, Male, molto male, perché in realtà io avrei bisogno di altri tipi di picconi, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Distruggiamo lo spawner lo stesso, anche se portiamo via utilizzi, fa niente, ragazzi. Però gli spawner sono molto fastidiosi, quindi sono da far fuori. Vediamo se riusciamo a trovare del ferro in giro, che se non mi sbaglio è una ciascera. Vabbè, così riusciamo a farci anche un piccone. Anzi, speriamo che dentro uno di questi cesti sia un piccone. Ok, enderpearl. Molto bene, possono esserci utili. E ok, ci sono un sacco di... come definirli? Di bot? Grazie mille, Creeper, per essere esploso. Che sono in giro dal fastidio. Che fortuna! Abbiamo trovato una Paxel di Osmium. Una delle armi più forti, ragazzi, comunque, di questo mondo, Ok, un altro piccone. Ok, non c'era bisogno di chiamarlo perché ne abbiamo trovati veramente un sacco. Ho anche quasi finito la mia armatura, soprattutto i leggings, ragazzi, Quindi non va bene questa cosa. Rompiamo qua. Aia! Signor Creeper, lei già è fatto di glass. Non so come mai lei è fatto di glass. Se in più viene qua a disturbarmi, si nasconde nel buio, è ancora peggio. Mi è venuto un infarto! Allora, diamoci tutti quanti una bellissima calmata, perché la sfida è bella che tosta. Questo qua è lo scienziato pazzo. Ok, questo è anche... No! Quanti ne spawnano! Eccolo qua lo spawner, lo vedo da qua. Ok, distruggiamolo. Chi è? Calma, si perdono tra di loro. È vero che gli scienziati pazzi e i bot si odiano. Ok, un Enderanium coin, molto bene. Io no... Tu non mi piaci. Tu, scienziato pazzo, non mi piaci. Per niente proprio. Anzi... Mostro leggendario più scienziato pazzo, ma voi siete impazziti! Ho detto pazzo 3000 volte, ragazzi, ma era una sfida un po' troppo esagerata per il buon De Mark. Non credete? Allora, facciamo una cosa. Facciamoli prendere tra di loro e noi cerchiamo questo bunker militare, perché io mi ricordo di averlo visto più o meno in queste zone, Vediamo. Di qua c'è qualcosa? No, di qua siamo già venuti. Sarà per forza verso la zona dei pazzi, va bene, ci ritorno. Lo accetto, va bene. Chi è? Ragno? Ok, proviamo ad andare di qua, ragazzi. Noi vi ricordo che abbiamo un piccone incredibile. Possiamo utilizzare questo per aprire tutte quante le zone. Vediamo se qua c'è qualcuno. Qua c'è qualcosa? Qua? No, qua abbiamo già visto tutto quanto. Qua? Qua abbiamo già visto tutto? Sì, però di qua no. Di qua no, ragazzi. Ok, Creeper, mi serviresti... Aia! Allora, queste esplosioni, la smettiamo, per favore. Ok, allora, qua c'è ancora i scienziati pazzi. Eccolo! Eccolo il bunker, ragazzi!
Eccolo lì il bunker. Allora, vediamo se con quante spadate, mamma mia. E questa qua è anche la spada più forte di tutto quanto il gioco, vi ricordo. Mi hanno rinchiuso, ragazzi. Sono in tre, non so da dove spawnano. Dove cavolo è sto spawner? È là in alto lo spawner di scienziati pazzi? Allora, basta voi, siete fastidiosi. Mamma, la spada! Mi stanno distruggendo la spada questi pazzi qua. Allora, qua c'è qualcosa? No. Vediamo se qua c'è qualcosa. No. Ma abbiamo già rubato tutto quanto in questa zona? Sì, mi sembra di sì. Ma... fatemi vedere l'altra... Aiuto! Aiuto! Ok? Fatemi vedere... Ah, ecco qua c'è un altro spawner di pazzi. Infatti l'avevo notato. L'avevo notato molto. Oh, un altro spawner di pazzi. Aiuto! Ok, che c'ho il totem dell'andang in mano, ma non vorrei morire. Aiuto! No, ragazzi, ci moriamo. Ci moriamo. Mangiamoci una mela d'oro. Stiamo rischiando... per scoprire cosa si nasconde dietro a quel bunker militare. E io lo voglio scoprire con voi, ragazzi. Quindi, vediamo davvero con quante spadate questi qua resistono. Sarà tipo la settima, l'ottava. Secondo me una decina, una ventina di spadate gli serviranno, Vediamo. Se muoiono, perché abbiamo notato che con la minigun muoiono. Ma quanto ci ho messo? Va bene, allora. Ok, altra mina d'oro e altro coin. Io però vorrei fare... lì c'è un altro spawner, mamma che fastidiosi. Via. Qua non c'è più nessuno. La situazione è un po' più tranquilla. Allora, facciamo così, non facciamoci vedere. Rompiamo da questo lato e proviamo a infiltrarci, appunto, senza farci notare. In silenzio, con molta calma e classe. Dovrebbe essere qua dietro il bunker. C'è una persona? C'è un militare? C'è un militare, raga. Eccolo lì, quella è la porta che abbiamo visto da fuori. C'è un'altra zona dentro, quindi. Prendiamo le nostre minigun. Io entro e disturbo, Buongiorno! C'è qualcuno? C'è un militare! C'è un militare! Ce ne sono due o tre, ragazzi! No, 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 no! Fatemi... Cosa? Scappo instant? Calma! Ma... Oh! Si sono attaccati tra di loro! Cosa? Ma questi sono matti, ragazzi! Ma quanto sono cattivi! Allora, ci dobbiamo andare di mela d'oro, ma proprio cattivissimi, ragazzi, devo suggerire. Prima lo spawner e poi far fuori loro. Ma questi sono pazzi anche questi, ragazzi! Ok, c'è qualcun altro? Ma per essere così forti dovranno per forza nascondere qualcosa. Un libro con insight nascondevano? Ma lì c'è un'altra porta. C'è qualcuno? C'è una cesta in fondo! Sì, però qua c'è troppa gente. Fare esplodere una cesta così, ragazzi, sarebbe un po' da fenomeni, Fatemelo dire. Qua c'è qualcuno, no? Altri militari? No, ragazzi, mi sembra tutto quanto... Esplosioni, va bene, va bene, va bene, va bene. Calmiamoci, allora, cosa c'è qua? Oh, fermi! Cos'è tutta sta roba? Mettiamo via la roba. Allora, facciamo così. Mettiamo via tutti quanti questi oggetti. Qua ci sono continue esplosioni in sto mondo. Armatura di ossidiana? Ma quanto è forte! Un arco di flux? Wow, mai visto? 64 frecce. Un Gauss, che è un'arma fortissima. Un lanciatore di granate. Ok. E poi uno Spawn Evolved Giant Zombie. E 16 blocchi di diamante. Ok. Allora, ci hanno dato uno spawner di un boss gigante. È il secondo che abbiamo, ragazzi, in questa serie. Allora, facciamo una cosa. Torniamocene su a casa senza farci vedere troppo dai giganti, che credo che abbiano fatto una brutta fine contro quel boss leggendario. Qua ne è rimasto soltanto uno. Direi, torniamocene a casa il più in fretta possibile, perché sono curioso di capire questo spawner cosa ci può dare, perché da quanto ho letto erano zombie gigante. Allora, da qua vedo la luce del sole, quindi secondo me di qua possiamo salire. Tecnicamente quel cubotto grigio che vediamo nella minimappa dovrebbe essere appunto la mia base di cobblestone. Comunque, dobbiamo controllare anche, ragazzi, che armatura abbiamo trovato dentro a quel bunker, perché vediamo se è più forte di quella che già abbiamo, perché secondo me già abbiamo distrutto i leggings sicuramente con tutti quanti quegli scienziati pazzi. Qua c'è dell'esperienza, va benissimo. Allora, infatti non ho più i leggings, ci mettiamo, i piedini sono più forti, quelli che abbiamo trovato, 5-4-5-1. Ragazzi, abbiamo trovato un'armatura clamorosa, ma è fortissima. Allora, metto via qua un altro bellissimo piedino. Mi servirebbero a sto punto comprare dei... come si chiamano? I bullet per la minigun. Allora, che se non mi sbaglio erano i basic ammo.
Quindi compriamoci tanti soldi, ce ne abbiamo tantissimi i soldi noi. Poi ragazzi, guardate qua, mentre noi ricarichiamo la nostra bellissima arma, tecnicamente, guardate cosa si può fare. Se noi prendiamo i blocchi di diamanti, li mettiamo attorno alla crafting table, possiamo ottenere le mele di diamante. Quindi queste sono veramente OP. Allora, quanto ci vuole però a caricare? Perché, ah, mi sa che ho finito i bullet. Allora, compriamone altri, perché qua sono super costosi, eh. Noi compriamo e mettiamo dentro subito. Allora, qua, continuiamo a comprare, che non si sa mai cos'è quel Giant Evolved Zombie. Sono curioso anche io, quindi spendo fino ad arrivare a 2300, perché secondo me tanti, tanti proiettili ci serviranno della minigun. Vediamo. Anche, vi ricordo, ragazzi, abbiamo anche un Gauss e anche un lanciagranate. E anche delle mele d'oro, anche due spade. Cioè, abbiamo un bel po' di roba, abbiamo un bel po' di roba. Allora, ho messo via le robe essenziali. A questo punto vendiamo anche il nostro, i nostri coin che abbiamo trovato, come quello di Enderenium, questo qua di Lead, e poi abbiamo altri coin, non mi sembra. Ok, allora abbiamo il nostro spawner di Evolve Giant Zombie. Vorrei spawnarlo un po' lontano dalla mia base, però in realtà, questo Evolve Giant Zombie, perché non so quanto possa essere enorme, non so quanto possa essere gigante. Facciamo una cosa, spawniamolo. Allora, oh, calmati, no. Ehi, datti una calmata, datti una... Non prende danno? No, ragazzi, devo tornarmi verso la base. No, mi stai seguendo. Perché si è fermato tutto quanto il gioco? Vado a prendere altre mele d'oro, fermi un attimo. Sono riuscito soltanto a craftarmi con quel poco oro che avevo, giusto una mela d'oro, neanche. Qua c'ho altre mele, però non ho abbastanza diamanti per farne altre, ragazzi. Però qua fuori si è riempito di zombie. Allora, andiamo a vedere assieme. Saliamo, perché qua si è fatta notte. Allora, qua devo distruggere ancora tutto quanto. Devo capire perché si è fatta notte. Allora, ma lo zombie era scritto in alto ed è spawnato. E perché ci sono tutti quanti questi zombie? Come se fossero arrivati qua tutti quanti assieme. Ragazzi, ma guardate l'effetto della mela di diamante. Qual è? L'ho mangiata poco fa per testarla e volevo mostrarla con voi in video. Ne mangio un'altra per ritestarla, ma è un cheat. Questa mela qua di diamante è un cheat, ragazzi. Guardate cosa fa. Da rigenerazione 4, speed 2, saturazione 4 minuti, 4 minuti di night vision, 5 minuti di invisibilità, niente radiazioni per 5 minuti, anche fire resistance. Quindi, con voi andiamo in mezzo agli zombie e dimostriamoli che possiamo cheatare con le mele di diamante senza usare la creativa e possiamo distruggerli tutti quanti. Guardateli! È un'invasione di zombie, fermi! È bellissimo. Allora, continuiamo qua. Secondo me li distruggiamo tutti quanti. Ma sembra che quello spawn evolve zombie, visto che non ha preso danno prima, è come se si fosse moltiplicato in un esercito di zombie immenso. Ho finito già però due minigun, ne ho finite tutte. Allora, proviamo questo Gauss. Oh cavolo, siete un po' in tanti. Il Gauss ne può colpire uno alla volta. Va bene, usiamo la spada invincibile. Mi pare un po' un sacrilegio usarne una per farli fuori così tanti. Allora, calma, qua siete un po' troppi, ragazzi. Siete un bel po', aiuto. Ma è anche piena notte. Ragazzi, ho un esercito di zombie, aiuto. Siete troppi, aiuto. Allora, ok che la mela in diamante era fortissima e mi ha dato tutti quanti gli effetti belli. Però, secondo me, tutti quanti questi zombie assieme, io non posso sconfiggerli così con... Allora, devo ricaricare una minigun, con calma. Guardate quanta esperienza, sì ragazzi, sicuramente si sarà ricaricato così lo zombie gigante. Si è distrutto praticamente e mi ha dato tutti quanti questi zombie enormi. Ok, facciamo una cosa, ricarichiamo la minigun al volo. Quanti sono? Ok, un po' sono fermati là in alto sulla collina, come se aspettassero qualcuno. Allora, spariamo e facciamone fuori un po'. Quanti bullet ho usato però in questo momento? Tutti! Ok, devo far fuori tutti quanti questi zombie, ragazzi, e arrivo. Datemi un secondo, solo che sono tanti. Devo farmi un'altra mela di diamante, ragazzi. Devo assolutamente farmela. Era devastante, non prendevo danno da nessun zombie, ma anche l'armatura, ragazzi. Sembra un cheat l'armatura. Cioè, avete visto quanti colpi di zombie ho preso? Tantissimi, e non mi hanno fatto nulla. Nulla di nulla. Ne è rimasto soltanto uno, ragazzi. Ho notato che quest'ultimo rimasto ha l'armatura uguale alla mia in come si chiama, in ossidiana, e aveva anche una spada di ossidiana. Io ero veramente curioso di ottenere quella spada, ma purtroppo non ho usato il launcher delle granate. Lo uso su quello. Addio. Ma non è spawn. Cosa? C'aveva soltanto un colpo pure. Vabbè, ragazzi, abbiamo liberato, abbiamo provato cos'è il Giant Zombie Boss. E ha fatto spawnare un sacco di altri zombie.
e poi ed è spawnato. Va bene, è stato molto strano, ragazzi. Molto strano. Vabbè, io spero, ragazzi, che questo video qua vi sia piaciuto. Aiuto a lasciare un bel mi piace, un bel commento. A iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. A scegliere uno dei due video qua davanti. Mi raccomando, ragazzi, è molto importante. Iscrivetevi e attivate la campanellina. E rimanete sul mio canale scegliendo uno dei due video qua davanti. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Da Marco è tutto. Ciao, ciao!